Allora ecco qui Barcellona-Lugano. Con la partita che comincia. Roveviglio, largo a sinistra. Pallone per Farremiro. Gibert, ancora Farremiro. Evita l'arrivo di Bulgheroni. Poi Robredillo. Allarga bene sulla sinistra per Torrens Albat, ma c'è un fallo. Il tentativo di Farremiro finisce fuori. Tentativo ancora di Farremiro. Il numero tentato dal numero 7, Nasrachi. Ancora Nasrachi, tocco corto per Torrens Salvat, poi Gibert, ricomincia da Farremiro. Questa partita vale il primato nel gruppo A. Xavi, ancora Gibert con un gran numero, una finta, Gibert Camara va con il destro. Fuori. Dietro per Marco Capra che va in profondità, dove Farremiro però in vantaggio su Bulgheroni. Ora Farremiro per Gioffre. Farremiro è andato sulla destra, Gibert, ancora lui con la suola, si porta avanti palla, poi cerca l'imbucata per Nasrachi. E Farremiro va a sbattere contro il piccolino. Differenza di fisico notevole. Nasrachi. Si inserisce Nasrachi, grande azione, alla fine Capra ferma il numero 7 del Barça. Xavi, Gibert, dietro per il numero 1, Max Bonfilcol. Grande azione, la rivediamo da parte di Lamine Jamal Nasrachi Ebana. Pallone riconquistato dal Barça. Farremiro.
Robledillo. L'anticipo buono da parte di Pagnamenta. Recupera un buon pallone Colombi. Poi sbaglia però l'appoggio con il numero 3 Filippini. E allora largo ancora Gioffre. Riesce a fermare tutto Julian Molnar. Rimessa laterale in favore del Barça. Ancora Xavi. Centralmente Robledillo. Xavi per chiudere l'1-2. Cambia gioco dall'altra parte dove c'è Gibert dietro per Max. Va a cercare pallone molto lungo sul quale non può arrivare Nasrachi. Attenzione al buon break adesso da parte del Lugano. Colombi, Max in uscita. Filippini riesce a toccare il pallone largo per il numero 9 Varisco, poi Bulgheroni. Bulgheroni ancora Varisco. Xavi subito per Nasrachi, può andare da solo Nasrachi. Aspetta l'arrivo a sinistra, perfetto. Con il mancino ci prova Gioffre. Forse c'è un tocco da parte del portiere. E Lugano infatti è calcio d'angolo. Robledillo dentro per il tentativo di Nasrachi che calcia alto. Remiro interviene su questo pallone in profondità. Ancora Gioffre. Prova ad andare lui, sempre col sinistro, si guadagna un altro corner. Robledillo cerca Farremiro, pallone alto, non riesce a recuperarlo il numero 12 del Barça. Lugano che ci prova con Bulgheroni, buono l'aggancio, la copertura della palla e poi dietro per tentativo in profondità verso Varisco, anzi verso, chiedo scusa, verso Miletic da parte di Molnar. Miletic però non controlla. E a Gioffre, Farremiro. Centralmente Robredillo. Largo per Gibert. Che cerca dentro Nasrachi, prova a controllare col suo sinistro Nasrachi, poi si appoggia a Gioffre. La finta di Nasrachi ancora con la suola, gran giocatore, il numero 7, dentro Xavi, capito tutto Filippini. In profondità verso Bulgheroni che può arrivare sul pallone, può metterlo al centro, c'è Max Bonfiglia. Remiro. Robledillo allarga per Gibert. A sua volta dove c'è Nasrachi, un tunnel passa, però non passa sulla chiusura di Julian Molnar. Robledillo ancora Gibert, va da solo, si appoggia a sinistra dove c'è Gioffre. Un dribbling fermato, poi Xavi, messo giù Xavi da Molnar. Robledillo
largo Gibert, va da solo, area di rigore, la mette al centro, la chiusura è di Filippini. Pallone alto verso Farré. Miro, che non riesce però a spedire dalle parti del portiere del Lugano. Ancora Farré, Miro di testa in rimessa laterale. Molnar. Larga bene per Miletic, poi però Nasrachi riconquista palla, fermata ancora da Miletic, poi il fallo di Robledillo. Buono il controllo da parte di Gibert, si va da Xavi. Allarga bene per Nasrachi, punta tutti Nasrachi, va da solo, Nasrachi potrebbe calciare col sinistro, la risposta è per il colpo di testa ma fuori gioco. Comunque pallone che finisce fuori, Nasrachi è davvero strepitoso, bravo qui anche il portiere del Lugano. Robledillo apre a destra dove prova ad andare Gibert, fermato molto bene da Paolo Varisco. Farré, Miro, lo strapotere fisico del numero 12, poi Gioffre, una serie di rimpalli, alla fine Filippini riconquista palla il Lugano, ma c'è il duplice fischio, finisce il primo tempo 0-0 tra Lugano e Barça. Inizia dunque il secondo tempo tra Barcellona e Lugano, 0-0 il risultato dopo il primo tempo. Farré, Miro, a largo a sinistra, tentativo col mancino, finisce fuori. Si riparte da Pagnamenta, ancora Farré, Miro, riconquista palla, pensa alla conclusione, poi un dribbling, ancora Farré, Miro, va col sinistro e Capra mette in calcio d'angolo, grande azione di Landry, Sefas, Farré, Miro. Pallone dietro, questa volta la conclusione è di Joel Callejas. Si riparte da Molnar, poi Filippini. Pagnamenta non riesce a gestire il possesso, bravissimo ancora Bernal Casas. Bernal prova ad andare, lui viene fermato, poi c'è un fallo. Bernal su Filippini.
la chiusura di Sugnerra. Molnar. Faremiro, attenzione, va da solo Faremiro, una deviazione provvidenziale da parte di Filippini e calcio d'angolo. Dal calcio d'angolo Sugner, colpo di testa di Bernal. Dalla distanza ancora tentativo con il pallone vicino al palo da parte di Oscar. Dato in campo anche il piccolo Kluivert. Shane Patrick. Sugner recupera il pallone per il Barça. Bernal non lo controlla, allora Filippini può uscire. Bernal però è ancora lì, dà fastidio al numero 3 del Lugano, che ora riesce a rinviare, ma sui piedi il giocatore del Barça, che adesso va a cercare Sugner a sinistra. In mezzo c'è Kluivert, Sugner calcia in porta e calcia alto. Pagnamenta. Riesce a aprire per Molnar. Tocco centrale dove c'è ben appostato Oscar. Prova a dargli fastidio Bulgheroni. Alla fine il tocco è per Callejas. Centralmente Faremiro, attenzione, va lui. Faremiro velocissimo, deve uscire Capra. Faremiro, il palo del Barça. Con Faremiro il tocco di fino con il destro, giocatore strepitoso Faremiro, vicino al vantaggio. Adesso Miletic, ultimo tocco è di Oscar. Il calcio d'angolo per il Lugano. Filippini prova a calciare due volte e rimessa laterale. Pallone dietro per il tentativo di Colombi, poi col sinistro facile per Jordi Saucedo. Adesso ancora Barça, Filippini evita tutti, poi Faremiro, attenzione perché quando parte lui sono guai. Faremiro e Capra respinge, il più pericoloso è il numero 12, Landry Sefas Faremiro. Una sorta di Yaya Touré dei grandi. Barça che per differenza reti è comunque già primo nel proprio girone. Lugano costretto a vincere. Oscar, Bernal, Sugner, centralmente Faremiro, prova a intervenire Bulgheroni. Largo Callejas, dentro Faremiro, se la cava Capra. Filippini, Capra, pressato. Allontana il pallone in rimessa laterale dove c'è Callejas. Dietro per Oscar. Largo Sugner. Dentro verso Bernal. Riesce a rinviare la difesa del Lugano. Ora Faremiro fermato, attenzione alla ripartenza del Lugano con Miletic, viene subito recuperato però dal solito Faremiro,
Oscar dentro per Bernal, ottimo aggancio, Bernal va a lui, va con il sinistro. Non tocca a nessuno del Lugano. Tranquillità. 20 minuti di gioco, manca poco alla fine, 0-0 il risultato. Capra. Lo attacca Kluivert, allora Capra è costretto a mettere in rimessa laterale. Bernal allarga dove c'è Sugner col sinistro, palla fuori di poco. Attenzione, Farremiro con il destro, questa volta non inquadra la porta, nessun pericolo per Marco Capra. Filippini, attaccato da Bernal. Molnar, Sugner, centralmente Callejas, va Callejas, alla fine Farremiro, va lui, si appoggia a Kluivert, Kluivert, fuori gioco. Gestito da Varisco il pallone. Kluivert interviene, Bernal dietro Scar. Pagnamenta interviene su questo cambio gioco. Molnar, Farremiro non controlla sull'attacco di Bulgheroni. Poi Sugner, ora Farremiro, può andare lui. La velocità del numero 12, Farremiro. Allarga a destra il pallone per Oscar, arriva a chiudere però Miletic. Anzi, si trattava di Rizzuti. Oscar. Bernal. Ora Oscar, può andare da solo. Oscar. Sugner. Fermato da Molnar. Poi Bulgheroni. Farremiro, va da solo, Farremiro, attenzione, pallone per Kluivert, Capra, ancora Kluivert, cerca di dribblare anche Marco Capra, Capra bravissimo a fermarlo. Ancora Bernal, Farremiro, un gioco di prestigio, ancora Farremiro potrebbe calciare, va con il destro, deviazione, calcio d'angolo, forse l'ultima chance per il Barça. Va Patrick Kluivert dalla bandierina per Farremiro che sale in cielo ma non trova la porta. Capra per Varisco, Sugner lo ferma, non evita la rimessa laterale. Molnar, Farremiro, va da solo, corre Farremiro, vede Bernal, Bernal col destro, deviazione calcio d'angolo. Il
Kluivert allora per il corner. Dentro il tentativo, allontana Pagnamenta. E finisce 0-0 la partita tra Barcellona e Lugano. È un bel pareggio, molto importante per il Lugano, primo in classifica proprio con il Barcellona. Tra poco l'ultima partita di questa mattina, quella tra Krasnodar e Basilea.